senza risentirsi dire che questo Verona rappresentava un vero e proprio pericolo, gli uomini di Castagnier ne sono rimasti condizionati. Il Perugia, tornato in campo dopo la sosta di Natale, è apparso infatti a disagio, bloccato psicologicamente da un Verona che nello scorso campionato si permise il lusso di vincere addirittura a Renato Curi. Castagnier alla fine della partita si è arrabbiato molto con i suoi centrocampisti, rei di aver giocherellato dopo il gol del vantaggio piuttosto che aggredire l'avversario alla ricerca del punto della sicurezza. Ma il Perugia di oggi, senza ombra di dubbio il più brutto di questo girone di andata, era carente nelle sue due qualità migliori, la lucidità e la incisività. Il Verona non ha faticato molto, perso Mascetti dopo 35 minuti di gioco per infortunio, la squadra si è stretta intorno al duo Negrisolo-Esposito con il solo proposito di difendere la propria rete senza preoccuparsi troppo di arrivare dalle parti di malizia. Dopo una prima frazione da dimenticare in assoluto e nella quale l'azione più pericolosa è rappresentata da questa uscita di Superchi su Bagni, si è passati ad una ripresa emozionante soltanto nei due momenti gol. Al decimo, quando Frosio ha girato di testa un angolo perfetto di Casarza, e a due minuti dalla fine, quando il Verona, pensando che il Natale ormai fosse passato, ragguantava il pari con questa rete di Bergamaschi lanciato da Esposito. Prendere un gol così per una difesa fra le più forti del campionato è davvero grave. Di tempo per reagire non ce n'era ed il Perugia doveva accontentarsi di un punticino e fare mea culpa per non aver onorato la propria classifica e lasciato nel dimenticatoio il repertorio di squadra pimpante e collettivista. Al Verona il pareggio sta bene, in crisi di salute, di uomini e di punti, che Appella ha contato sulla tradizione che lo vuole trainer mai perdente contro Castagnier, e la tradizione è stata ancora una volta dalla sua parte.